Ciao, oggi dopo un bel po' di tempo sono andata a fare un giretto da Tacco Fashion, che è uno dei miei negozi preferiti. Ho fatto vedere un po' la panoramica delle cose che ho preso da provare. La prima è questa felpa di Paperino che ho adorato appena l'ho vista. Ero super indecisa tra questa e quella che state per vedere, che è questa di Ariel. Costavano 5 euro l'una, erano in super sconto. E sono veramente troppo carine entrambe, ovviamente Disney. Questa qui mi piaceva tantissimo la stampa, mi piaceva anche il fatto che aveva il cappuccio, nonostante io odi le felpe col cappuccio. Alla fine non l'ho presa purtroppo perché la stampa era rovinata, aveva una riga, una piega non tanto bella. Questo è il mio colore preferito ed è un cardigan, vedete, fatto come quello che avevo indosso il giorno in cui stavo provando i vestiti, insomma. Quello giallo che vedete all'inizio, ma questo qui è più leggero, primaverile, bellissimo. Questa maglia mi piaceva tantissimo, ero già sicurissima di volerla prendere, però purtroppo appena prima di uscire dal camerino mi sono accorta che avevo uno strappo, la retina nelle mani che era strappata nel polsino, quindi l'ho dovuta lasciare lì. Uno stock di queste magliettine qui con le spalline leggermente a sbuffo, diciamo, molto molto carine. Questa qui è un fucsia super acceso. Poi c'è questa con tutti i fiorellini azzurri, fucsia, bianchi, fatta esattamente lo stesso modello, lo stesso tessuto. E qui ballavo come una cretina perché c'era una canzone. Molto molto bene. Non vi ho fatto vedere quella uguale alle altre, ma nera, che vedete lì sulla sinistra. Questa qui è fatta a costine con lo scollo di pizzo, molto molto carina anche come sottogiacca. Ho provato infine questa giacca che non mi convinceva per niente, come vedete dalla mia faccia dubbiosa. Non so, forse l'elastico sotto che non mi piaceva. Boh. E adesso vi lascio la parte in cui vi faccio vedere i miei acquisti. Ciao, lasciami perdere i miei mega brufoli, ma ho il ciclo, quindi la mia pelle si comporta in questo modo. Comunque oggi giallo, per dare un po' di allegria a questo periodo orribile. E allora, come avete visto nelle clip precedenti, sono stata da Tacco Fashion, che se non conoscete è un negozietto che secondo me vale la pena a cui vale la pena di dare un'occhiata. Vabbè, ho dei capelli improponibili, comunque guardate cosa ho fatto. Adesso probabilmente sono già cresciuti un po'. Li ho rasati sotto, però si vede. Comunque mi piacciono tantissimo. Vabbè, non siamo qui per parlare dei miei capelli, ma siamo qui per farvi vedere che cosa ho comprato alla fine delle cose che ho provato. Non ho preso tutto, però ho preso una cosa che non avevo provato in camerino, ma che ho visto quando mi stavo già avviando alla cassa e non avevo voglia assolutamente di andare in camerino a risvestirmi e riprovarlo, anche perché ero carica come un asino. Adesso vi metto anche la foto che ho fatto da andare al mio ragazzo per fargli vedere quanta roba avevo preso da provare. Comunque ho preso 9 pezzi e ho speso in totale 33,02 euro. Sarebbe stato più bello 33,03 euro. Però va bene. Allora, c'era lo sconto del 50% su tutti i capi a manica lunga, quindi i capi che erano già scontati, quindi col bollino rosso, erano ulteriormente scontati del 50%, quindi alcune cose le ho pagate, tipo due magliette a maniche lunghe le ho pagate 2,50 euro l'una, cioè adesso vi faccio vedere comunque. Allora, questa come da sondaggio su Instagram, non sapevo che felpa prendere, avevo queste due felpe che mi piacevano. Entrambe Samba Disney, entrambe 5 euro, cioè 5 euro l'una. Mi piace questa inquadratura. Ok, 5 euro l'una e semplici garzate di cotone, molto molto carine. Ero indecisissima, ho fatto un sondaggio su Instagram, alla fine le ho prese entrambe perché 5 euro l'una, vabbè, cioè non ho resistito. Poi di felpe garzate ne ho due in tutto l'armadio praticamente. Allora ho preso questa. Un Paperino, vestono larghissime. Questa è una S. Vabbè, adesso c'è la fascia sottopiegata. Questa è una S e veste veramente larga. Cioè, adesso avrete visto già indossata in camerino. Veste veramente larghissima. Comunque, è una S, una felpa garzata normalissima col colletto fatto così.
la fascia sotto e questa stampa di Paperino arrabbiato, un po' vintage, tipo scolorita, molto molto carina, mi è piaciuta un sacco. Questa qui è appunto una S, costava 15,99, era scontata 9,99, quindi l'ho pagata 4,50 euro. No, 5 euro, 9,99 euro sono 10 euro, 5 euro tutto, dovrei averla pagata. Comunque ho scontrino qui, non ho capito perché non vi ho detto il prezzo. Va bene. 9,99 meno 5, quindi 4,99. Sua sorella è quella di Ariel che avete visto ovviamente nella parte indossata. Esattamente stesso modello, esattamente stessa taglia. Vedete, vestono veramente, veramente abbondanti e questa stampa mi ha fatto impazzire. Io adoro il mare, tutto ciò che riguarda il mare. Questo azzurro mi piaceva tantissimo. Il mio ragazzo dice sempre che si abbina i miei occhi perché ho gli occhi azzurri e dice che è un colore che mi sta bene, quindi l'ho provata, mi è piaciuta un sacco e l'ho presa. Questa esattamente uguale, esattamente stesso prezzo, stessa taglia, eccetera. Poi uno stock di magliette a maniche lunghe tutte uguali. Cioè, nel senso, stesso modello, vari colori. La prima è questa. Ho preso un sacco di cose colorate, super primaverili, che non mi sarei mai azzardata a prendere anni fa. Anzi, volevo fare un video anche a questo proposito. Allora, questo è un filino trasparente, come vedete, però con una bella bralette sotto. Io comunque uso la canottiera, anche adesso, cioè, ce l'ho sempre. Quindi anche se spunta non è un problema. È una magliettina fatta così, testurizzata, con la spallina leggermente a palloncino, ma leggermente. La manica poi va giù, normale. Questa qui è un colore stupendo. L'ho pagata. Costava 9,99, era in sconto a 4,99, quindi l'ho pagata 2,50 euro. Di questo ho preso una M. Stessa cosa. Per sua sorella nera semplice, stesso modello, oh, nero, ok, esattamente stesso modello con le spalline fatte così, stessa texture, stessa taglia e stesso prezzo, però nera. Poi l'ultima di questa tipologia è questa con i fiorellini. Questa è veramente. Con i prezzi che avevano non ho veramente resistito. Poi questa con questi fiorellini così piccolini mi è piaciuta tantissimo. E anche questo stesso modello con la spallina leggermente imbottita, cioè imbottita a palloncino, non imbottita. Questa con i fiorellini, sempre la stessa texture che non si vede assolutamente. Questa costava un filino di più perché a prezzo pieno costava 12,99, era scontata a 7,99, quindi l'ho pagata 4 euro praticamente. Sì, comunque un prezzo pazzesco. Poi ho preso il cardigan lilla, ovviamente, non potevo resistere assolutamente. Il lilla è il mio colore preferito, ho anche le pareti della mia camera lilla e una tipologia di cardigan del genere ce l'avevo addosso anche ieri, quindi ho detto vabbè, lo uso, lo prendo, mi è piaciuto un sacco, è lilla a costine, è leggero, non è pesante come quello che avevo addosso ieri, questa è proprio primaverile. Cioè, nel senso, adesso è aprile, da me ci sono 6 gradi in questo momento, però va bene. Non so quando potrò usarlo. E comunque è fatto così, come avete visto nel video. Ha i polsini, sotto alla fascia, ma sta morbido. Questo qui, ho preso sempre un M, costava a prezzo pieno 12,99, era scontato a 9,99, quindi l'ho pagato 5 euro. Pensa tantissimo alla definizione che gli danno Urban Picnic. Picnic urbano e ho appena notato che quello lì sarebbe benissimo sopra a questo vestitino meraviglioso. Anche se non ha nulla di lilla, secondo me ci sta bene. Ho preso il vestitino della stessa fantasia della maglia che vi ho fatto vedere prima, praticamente. Il vestitino è fatto così. Adesso questo l'ho provato e indossato perché appunto non l'ho provato in camerino. Comunque è un tipo di velo un pochino trasparente. Le maniche sono proprio trasparenti, alla sottoveste ovviamente, il collettino è fatto così, anche qui davanti, va tipo a V e ha questo bordino sfrangiato tipo, si restringe in vita in un modo un po' particolare,
perché è abbastanza alto, sta proprio appena qui sotto il seno, poi fa così, comunque lo vedrete indossato, a me arriva sopra il ginocchio, anche qui ha una ripresina, una cucitura qui, boh, mi è piaciuto un sacco, molto molto carino. Di questo ho preso la 38, che è quindi una 44 italiana, sì. Hanno delle taglie che non, sinceramente non capisco, se non ci fosse scritto non le capirei proprio, bisogna aggiungere 6 se non sbaglio. Comunque questo costava a prezzo pieno 19,99, era scontato 12,99, l'ho pagato 6,50 euro in meno, quindi 6,50 euro, molto molto carino. L'ultimo pezzo è l'altra maglietta nera che avete visto nei capi indossati, è questa qui. Nera a costine con, oh mamma mia, con lo scollo, non si vedrà mai, con lo scollo in pizzo, aiuto, questo video è una comica, vabbè, con lo scollettino qui in pizzo a V, fatto a V così, a costine, madonna, non si vede niente con questa luce, vabbè, fidatevi sulla parola, comunque l'avrete già visto indossato, a maniche lunghe, semplicissima. Questa l'avevo pensata come sottogiacca da indossare anche così semplice, senza niente, quando fa più caldo, insomma. Anche questa l'ho pagata 2,50 euro perché costava 9,99 euro, scontata 4,99 euro, ancora ulteriormente scontata 2,50 euro. Capite bene che una magliettina così basic non potevo lasciarla lì. E basta, questo è tutto. Ho provato anche una giacca di jeans, ma non mi convinceva perché costava 15 euro, mi piaceva tantissimo il prezzo, ma indossata non mi convinceva, mi sembrava che mi ingoffisse tantissimo, ingoffisse, ingoffa, mamma, che dubbio, che mi rendesse molto più goffa. E niente, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate dei capi che ho acquistato e spero di avervi fatto compagnia, Silva, ci vediamo alla prossima, ciao!